Denny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. It's you, must go and I must buy. But coming back. Ragazzi, siamo nel cuore di Livorno, siamo alla terrazza Mascagni, è un posto meraviglioso, giornata fantastica, baciati dal sole che darà il via a questo secondo Vintage Festival 2016. Siamo tutti in attesa dell'inizio dei concerti che partiranno fra una mezz'ora circa e saranno tutti ovviamente concerti all'insegna degli anni 50-60, quindi troveremo gruppi rockabilly, surf, con ritmi rock and blues, quindi avremo questi continui ritmi che andranno nel sangue e che faranno ballare, spero, tanti ragazzi e ragazze. E in più, da domani, nella terrazza, ci saranno anche delle scuole di ballo che così potranno farci un po' vedere i passi dagli anni 30 agli anni 50 che hanno accompagnato i nostri genitori e magari anche noi, che dobbiamo un po' imparare a muoverci come si deve, perché un po' le abitudini e le tradizioni del ballo oggi come oggi si sono un po' lasciate così correre nelle nuove generazioni. Però ritirare fuori quell'amore, quella tradizione che ci hanno fatto crescere è una cosa meravigliosa e oggi potremo finalmente riassaporare queste cose. Le immagini diciamo che parlano da sole, ragazzi, come potete vedere sono scene veramente, secondo me, mozzafiato, perché vedere il mare in questa terrazza che la circonda è una cosa fantastica. E alle nostre spalle abbiamo poi il Surfer Joe, che è il cuore del Vintage Festival e sono i promotori di questo rassegna musicale, e a breve inizieremo. Ciao a tutti ragazzi, qui siamo qui con Holly e i Soul Rockets. Qui siamo al secondo festival vintage di Livorno al Surfer Joe e così volevo un po' parlare con questi ragazzuoli. Prima di tutto, da dove arrivate? Perché io così sono un po' curiosa del vostro. Noi arriviamo da Milano, però da una scena anche più vasta, quindi Brianzolo, Varese, quella zona lì. Tutto qua, insomma, non siamo così sparsi. Insomma. Siete tutti di quelle zone? Sì. Ok, ok. Allora, Holly, io ho un po' letto di te, un po' curiosato nel tuo percorso musicale. Ho visto che, insomma, è parecchi anni che te sei sui palchi e hai avuto anche un percorso molto variegato. Parti dal punk, giusto? E hai avuto anche dei percorsi nello hardcore. E poi, dopo un tuo trascorso in queste tue esperienze, sei voluto un po' ritornare alle origini, un po' a quello che il papà ti ha un po' così cantato quando eri piccolino, Sì, no, è assolutamente vero, nel senso che tuttora io faccio parte di un gruppo ska core che sono gli Shandon e negli anni ho sempre fatto musica distorta, eccetera, però ho avuto delle esperienze nel mondo del vintage perché sono un amante comunque degli anni 40, 50, 60 e negli anni ho fatto infatti swing con i Goodfellas. Però diciamo che Rhythm and Blues e Soul non l'avevo mai pensati come una cosa che mi potesse vestire come cantante, come artista.
E poi è successa una cosa stranissima, tipo Blues Brothers quando vedono la luce, no? E, sì, sì, davvero, ero in un furgone e in tournée con i Rezzofonic, che è una band charity italiana molto conosciuta, e stavo sentendo un disco di mio padre dei primi anni 60 e mi sono detto, ma io sto disco lo so a memoria, perché lo so a memoria? Cioè, come se hai nel DNA, nella testa, una roba che dici, questa cosa mi appartiene, perché mi appartiene, non capisco, no? E poi ho ricominciato ad ascoltare quella cosa, quel tipo di periodo musicale che sta a cavallo tra i fine anni 50 e i primi anni 60, incuriosito, dicendo, ma perché io so queste canzoni a memoria e non le ascolto da 30 anni, come cavolo è? E alla fine mi sono reso conto che mio padre da bambino mi aveva diciamo inculcato una cultura molto 60s, molto soul, molto rhythm and blues, senza che io lo volessi. Cioè, mi ricordo che a 8 anni, 7 anni il mio idolo era Tina Turner, per gli altri era non so, Cristina D'Avena. E niente, sta cosa mi ha incuriosito, ho provato a scrivere giusto per mettermi alla prova. E poi ho visto che mi piaceva proprio, lo sentivo parte di me, e tanto che mi veniva semplice farlo, più semplice che quello che poi ho scritto in 20 anni. E poi ho trovato dei musicisti che erano già più o meno, non dico nel genere, ma che almeno conoscessero questa musica, magari meglio di me, e mi aiutassero poi a capire dove erano le mie lacune, insomma. Quindi, fortuna. Man, eh? Presenti al Vintage Festival 2016, e vi chiedo, da dove arrivate? Da Firenze, e suoniamo con questa formazione da pochissimo. In realtà abbiamo appena cambiato il batterista e il bassista. Quindi ci sono delle new entry. Quindi, se vuoi, vi presentiamo subito. Vai, veloci, veloci così. Io sono Raffaele. Sono William. Sono Mattia. Giacomo. Allora, i Plastic Man, voi fate una psycho beat con richiami agli anni 60. Giusto. Questa idea un po' di sperimentare lo psycho, gli anni 60, quindi tirare fuori anche un sound un po' retro, da chi viene questa idea un po'? Questo genio del male, chi è? Suppongo che sia io il genio del male, però anche gli altri stanno diventando dei geni del male. Okay. Allora, ho scoperto che appunto voi nel 2012 avete fatto il vostro primo LP, giusto? Nel 2012, sì. Ok, questa esperienza con una casa discografica di Roma, sì. Giusto? Era un EP, in realtà, di 4 pezzi e... Sì, è stata la nostra prima uscita ufficiale, praticamente. Dopodiché, 2 anni dopo, abbiamo fatto uscire un album invece con un'altra etichetta della nostra città, la Black Candy. E ora stiamo lavorando per il secondo album. E ho letto che siete stati anche presenti su palchi importanti, avete fatto aperture anche a diversi gruppi in questi ultimi anni. Ci volete un po' raccontare di questo vostro percorso? Ma riguardo alle aperture, i concerti, insomma, sono stati da quando esiste questo gruppo forse più importanti. Sono stati ad esempio con i Fastones, ricordo, è stata una bella serata, è stato anche un piacere, insomma, suonare con una band così comunque storica. E poi ricordo anche con piacere quando abbiamo condiviso il palco al Tender, in una serata in cui abbiamo presentato
l'EP appunto, in cui suonammo insieme al bassista dei Supergrass praticamente, e anche quello insomma è stato un piacere, fece un cameo con noi, fece un pezzo dei Sonics appunto a proposito degli anni 60. Anche se, tornando al discorso di prima, ultimamente stiamo anche mischiando più influenze in realtà, quindi non è che siamo un gruppo unicamente che prende ispirazione unicamente dagli anni 60, questo per niente, anche perché insomma vorremmo non essere neanche troppo retro, ecco. Sperimentare un po', esatto, esatto, sperimentare diverse influenze e creare magari un nuovo sound prendendo ispirazione da più parti. I belli di Waikiki, finalmente a Livorno, vi aspettavamo in questo Vintage Festival 2016. E voi arrivate da un'esperienza ormai di tanti anni. Da Treviso arriviamo. No, da Treviso, vabbè, però da tanti anni. Arrivate appunto da un'esperienza ormai di parecchi anni che colpiscono proprio i palchi del mondo rockabilly. Mi raccontate un po' la vostra unione, come vi siete conosciuti?
A chi faccio? Quale scimmietta parla? Scelgo. Inizi te, va? Una scimmietta muta perché sarebbe imbarazzante. Allora, noi sì, abbiamo iniziato a suonare io e Paolo con dei gruppi rockabilly. Dopodiché ci è venuta un po' l'idea di mettere su una band hawaiana. Dopo un nostro viaggio negli Stati Uniti abbiamo acquistato una steel guitar, un ukulele, abbiamo cominciato a cercare di suonare questa musica e poi finalmente abbiamo trovato Stefano che ci ha dato il suo apporto con la chitarra perché ci serviva un altro strumento in palco rispetto al trio che avevamo prima. E così abbiamo iniziato con questa nuova idea, nuova formazione. E la prima apparizione l'abbiamo fatta alla seconda edizione del Summer Jamboree e Angelo ci ha invitato a suonare lì e visto che avevamo appunto la band hawaiana è nata l'idea di fare la festa hawaiana in spiaggia. Lì abbiamo conosciuto Andy Wither che ci ha prodotto poi il CD, ci ha invitato a suonare al Festival di Waldorf e dopo nostra fortuna è stata che la musica hawaiana è diventata un po' popolare un po' in tutti i festival e quindi abbiamo avuto un po' la fortuna di andare a suonare in giro per l'Europa. Siamo stati poi dopo ospitati al Festival Ukilau che fanno a Fort Lauderdale in Florida. Siamo stati lì 3 volte e poi dopo insomma tutta un'altra serie di cose che ci hanno coinvolto e dato la possibilità di suonare insomma anche ad eventi e a cose importanti. Se siete in un concerto di gospel, rhythm and blues e vi state divertendo, come il rutto a tavola deve partire il rumore, quando, oh yeah, così, prova. Secondo giorno del Vintage Festival al Surfer Joe. Oggi avremo come cornice un'apertura molto particolare che ci riporterà indietro nel tempo, ovvero proprio agli anni 20-30, dove le sonorità dell'indie hop, ovvero proprio i vecchi balli di strada dove appunto il black and white, quindi i ragazzi di colore e i ragazzi bianchi volevano appunto un po' sfatare quella chiusura che c'era e che si viveva all'epoca, ci faranno vedere proprio le tradizioni. L'indie hop appunto arriva dai balli del swing, del jive e piano piano con il passare degli anni ha creato poi delle evoluzioni. Si è andato a avvicinare poi al rockabilly, quindi avvicinandosi più al mondo del rockers. E oggi ci faranno dilettare con delle lezioni. Marco Guglielmino e Eleonora Santoro della scuola Latin Swing daranno lezioni proprio a dilettanti, a profani, a persone che si vogliono avvicinare, un po' incuriosite, magari qualcheduno che già conosce questo mondo fantastico e fare un salto nel passato in questa cornice della terrazza Mascagni che direi è veramente, veramente speciale. Io direi lasciamo ora un po' di immagini perché meritano, ci avviciniamo un po' ai ragazzi e dopo facciamo 2 chiacchiere con i maestri. 7, 8, 9.
Cosa che adoro di queste situazioni è proprio il salto nel passato e il rivivere quello che i nostri nonni hanno proprio vissuto, hanno assaporato, quella un po' clandestinità del dopoguerra, dove con amici, con i primi innamoramenti si trovavano per strada, in questo caso in un bellissimo contesto di lungomare, e si rivivono al ritmo di ballo, di passi, di scambi. E ora Marco sta un po' spiegando, appunto, con un passo e coinvolgendo un gruppo, e dopo vedremo un po' persone che si diletteranno in maniera un po' più tecnica e più divertente. Step, step, triple ancora, rock, step, triple. Step, step, triple. Rock, step, triple. Step, step, triple. Rock, step, triple. Step, step, stop, ok. Swing the tail. Swing it on the tail. Rock, swing it on the tail. Swing it on the tail. Rock, step, triple. Step, now I get it. Allora, siamo finalmente con Marco e Eleonora, che li abbiamo visti prima sulla terrazza Mascagna a ballare, a dare un po' di lezione a noi profani, però ci siamo divertiti, decisamente, decisamente. Allora, io vi volevo un po' chiedere del vostro progetto, quindi della Latin Swing, quando è nata, come è nato anche il progetto, insomma raccontatemi un po' di voi, sono curiosa. Il progetto Latin Swing è nato fondamentalmente circa due anni fa, con organizzazione di eventi swing, ok? Dopodiché si è trasformata anche in quello che è oggi, sia scuola che eventi, lato competizioni e il resto. È un po' il sogno del cassetto mio e dell'Eleonora, quindi abbiamo cercato di affrontare tutta una serie di percorsi e piano piano sta crescendo. Diciamo, ora siamo attivi nei corsi swing in Toscana un po' dappertutto, Massarosa, Viareggio, Pisa, Prato, Firenze, quindi stiamo cercando un po' di coltivare un po' dappertutto. Tele, volevi dire qualcosa? No? No. No? Gliela faccio io la domandina. Allora, so che principalmente la vostra scuola ha il fulcro sull'Indie Hop, eh? Ok, l'Indie Hop oggi sta andando molto di moda, chiamiamolo così, però è un ritorno al passato degli anni 20-30, eh? Dove appunto c'era un po' l'apertura nelle strade, un po' in maniera clandestina, per tirare fuori quelle sonorità, no dai, anch'io un po' appartengo, del mondo black and white, del bianco e nero, vorrei un po' così, una tua storia, un perché anche a questo ritorno al passato. Certo, allora, come ha detto lei giustamente, l'Indie Hop è un ballo antico in un certo senso, parliamo dall'inizio degli anni 20, che poi si è sviluppato soprattutto negli anni 30. E noi ci occupiamo di tutto quello che riguarda la swinghera, ovvero partiamo appunto dall'Indie Hop, ma anche un pochino prima dal Charleston e un pochino dopo per quanto riguarda il boogie boogie. E l'Indie Hop in particolar modo è il fulcro di tutto quanto, un po' il padre di tutti i balli, perché comunque dall'Indie Hop poi si sono evoluti
i balli. Quindi se noi facciamo un qualcosa adesso anche per soltanto l'hip hop, che è un po' strano da pensare, però anche l'hip hop deriva, è imparato dall'indie hop. Cioè il babbo l'indie hop in un certo babbo senso. Il nonno l'indie hop. Il nonno l'indie. E quindi poi la passione viene da sola, perché comunque io vengo dal mondo della danza classica, quindi da quando avevo 4 anni sono stata abituata a quelle musiche molto solenni, molto, molto classiche. Quindi anche soltanto riuscire a schioccare le dita, a battere leggermente il piede, è un qualcosa che poi ti cattura. Eh beh, sì. Giusto? Ti prende proprio nel sangue. Prende nel sangue. Allora, ora siamo con i Beat Barons, eh? Un gruppo che ci riporterà proprio in un salto nel passato stasera, eh? Con sonorità rockabilly, rock and roll, eh? E country western. Eh? Ci farete ballare veramente come si deve. Allora, io ora vi chiedo un po' il vostro progetto, come è nato, come vi siete un po' anche conosciuti, eh? E così mi raccontate un po' di voi. Beh, conosciuti a Milano. A Milano c'è qualche gruppo che fa musica anni 50, anni 60, bene o male ci conosciamo tutti. E quindi è stato, io avevo già suonato in un altro gruppo con Ed, poi abbiamo avuto qualche cambio di formazione, Tony è arrivato dopo forse un anno e mezzo, e il bebè del gruppo è Slam, Francesco, seduto là sulla moto, che lui suona con noi da un paio di anni, perciò si facciamo musica beat, che è un po' una miscela di vari beat, rock and roll, rhythm and blues, rockabilly, un po' però diciamo un po' a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60. Vorrei chiedervi un applauso preventivo per il nostro chitarrista cantante Mr. Roberto, che sta per cantare un pezzo niente po' di meno che in giapponese. Arigato. Ha dimostrato la sua conoscenza nipponica. Vai maestro! Ho! What? Fagne te! Andiamo dall'amico Tommaso Ricci, che è qui a fare giustamente il barbiere. Mister Barbershop? Buonasera! Certo, sono arrivata a sorpresa, non ti ho neanche avvisato, ho detto no, voglio fare le... nemmeno avvisato. Effetto sorpresa sono sempre i momenti effetto più belli. Surprise. Come state bimbi? Noi bene. Sta andando benissimo qui al Summer, al Vintage Festival. Adesso quindi mi preparo... stai facendo la vestizione del barbiere. Sto preparando giusto appunto per riuscire, ciao Sha, per riuscire a fare meno peggio sto ragazzo, sarà dura. Però noi siamo dei professionisti, quindi riusciremo a fare il meglio per questo ragazzo. Se li fai barba e capelli? Inquadratelo, scusate. Ci vorrebbe un miracolo del Lourdes. Io faccio il barbiere. Sono più del Lourdes. Non sei Gesù. Non sono Jesus.
Vado a lavorare. Dai, ti lasciamo ai tuoi forbici e macchinetta e ti guardiamo un po' all'opera. Vabbè, buona visione. Ciao Tommy, grazie. Andiamo da Gabri, lo prendiamo. Gabri, senti un po', Gabri, ci fai vedere un po' il tuo acquisto? L'acquisto... Sì, il tuo acquisto vintage di stasera. Il mio acquisto vintage di stasera è stato ispirato dal mio artista preferito, che sono chiaramente i famosi Beatles, che portavano pressoché una giacchetta del genere. E quando l'ho vista ho fatto, no, questa deve essere mia. E così è stato. È stato amore a prima vista. Grazie. Come sta andando questo festival? Te gusta? Sì, perché comunque sia è molto bello sempre per incontrare sia persone nuove che persone per riconfermare magari le amicizie, le conoscenze. E fa sempre piacere, ecco. Sì, sì, sì. Dai, vi lasciamo qui in mezzo amici e clienti. Grazie. Grazie a voi. Drive by, but still 12 in hand.